I sistemi di informazione creditizia cosa sono e come evitare di finire nella lista dei cattivi pagatori è il tema di questa intervista a Giuseppe Piano Mortari, direttore di Assofin. Cosa sono i sistemi di informazione creditizia? I sistemi di informazione creditizia sono delle banche dati dove vengono registrati tutti i comportamenti di chi ricorre a un finanziamento, dal momento in cui lo richiede fino al momento in cui viene estinto, quindi tutta la storia creditizia. Se le rate vengono pagate puntualmente, se non vengono pagate puntualmente, se è un buon pagatore o se non è un buon pagatore. E cosa succede se si finisce nella lista nera dei cattivi pagatori? Se si incorre in incidenti di pagamento, quindi si ritarda nel pagamento, evidentemente questo dato viene registrato e in funzione della gravità, cioè di quanto dura questo ritardo di pagamento, ci sono tempi diversi di conservazione del dato. Se intanto il ritardo non supera i 30 giorni o una mensilità, non si viene registrati. Se si supera i 30 giorni, si arriva a 60 giorni di ritardo, in quel caso si viene registrati come cattivi pagatori. Se si salda subito il debito, il dato rimarrà in memoria soltanto 12 mesi, un anno. Se viceversa non viene sanato il debito rapidamente, viene mantenuto per un periodo di 24 mesi. Se non viene sanato per nulla, viene mantenuto per un periodo di 36 mesi. E questo che cosa comporta? Questo comporta naturalmente la difficoltà a accedere a nuove forme di finanziamento. Se si ha una storia creditizia non immacolata, sarà difficile ottenere un nuovo finanziamento nella forma di credito al consumo o nella forma di mutuo. E come si fa per non finire nella lista nera di cattivi pagatori? Naturalmente bisogna essere puntuali nei pagamenti per non finire nella lista nera dei pagamenti, cioè basta essere virtuosi e questo evita di finire nella lista dei cattivi pagatori. Pertanto, se succede di trovarsi in difficoltà, ci si rende conto che cambia la situazione, viene meno uno stipendio, altre circostanze intervengono che rendono difficile il pagamento puntuale delle rate, è bene prendere subito contatto con la banca, con l'intermediario finanziario con il quale si ha il rapporto acceso, illustrare la situazione e cercare di trovare una soluzione condivisa con l'istituto di credito. Magari sospendere le rate per un certo periodo di tempo. Esistono anche delle norme che prevedono la sospensione delle rate oppure un abbassamento della rata, un allungamento delle scadenze in modo da renderlo più sostenibile. Nel caso la banca non accetti di allungare il piano di rimborso o abbassare le rate, ci sono altre soluzioni per risolvere il problema dell'indebitamento? C'è la soluzione cosiddetta del fallimento personale, una procedura che è stata introdotta di recente che consente, attraverso l'accertamento da parte del giudice della impossibilità di rimborsare puntualmente gli impegni assunti, di dichiarare il fallimento appunto personale. Questo consente l'esdebitazione, cioè l'eliminazione del debito a carico del consumatore. E come bisogna fare per ottenere questo sdebitamento? Bisogna accedere a una procedura presso il tribunale attraverso un organismo o negli organismi normalmente sono le stesse associazioni di consumatori. Naturalmente non è senza conseguenze questa procedura, perché comunque bisognerà mettere a disposizione dei creditori i beni che si hanno, almeno una parte dei beni che si hanno, e poi non si avrà l'accesso al credito per un certo periodo dopo che la procedura si è chiusa, però si otterrà l'abbattimento dei debiti nei confronti dei creditori. Ecco, il consiglio finale è cercare di evitare di trovarsi in sovraindebitamento, ovviamente, ma nel caso questo dovesse succedere per modifiche di situazioni economiche in cui ci si può trovare, magari la mancanza di lavoro, perdita di lavoro, una malattia, eccetera, conviene effettivamente rivolgersi alle associazioni dei consumatori e trovare quindi un modo per arrivare al giudice e ottenere quindi giustizia e lo sdebitamento.